Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, ce l'abbiamo seduto e accomodato quasi come se fosse a casa nel nostro salotto. Ricky, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Eccomi. Allora, te la sei un po' lasciata alle spalle, il terrore della prima sera, della prima volta. Come va oggi? Meglio? Bravissima, hai detto molto bene, perché la cosa importante era essere concentrati, emozionarsi, emozionando. Però la prima prova è sempre quella più complessa, perché chiaramente è il primo passo che fai e quindi non sai mai. Poi tra l'altro... bene. Verso il finale, quindi cioè, hai dovuto aspettare tutto il giorno e tutta la sera per arrivare a quel momento. Era il mio compleanno e dicevo dai. È andata molto bene, siamo stati tra gli ultimi, forse sono stato il penultimo, dopo prima di Rafael. Però non importa, sai, si fa un po' uno, un po' l'altro. Giovedì poi andrò tra i primi. Ho visto poi tra l'altro che ha fatto un sacco di ascolti il festival ieri. Tantissimi, so che anche comunque verso mezzanotte e mezza, quando mi sono esibito, mezzanotte e 50, c'era ancora tantissima gente collegata, perciò 6-7 milioni di persone, molto buono. No, ma visto, tu sei stato visto, però immagino l'attesa. No, quella fiaccante. Follia, ragazzi, si può dire, mi cagavo addosso, dai, si può dire. Cioè. Si può dire, mamma credo tu mia, possa dirlo. È estenuante, è una tortura, quello sì. Però è una tortura che non è solo che la provo io. Quello che dicevo nella mia testa è: quanti artisti in 70 anni hanno passato la stessa cosa prima o poi? Meno male esserci. Appena finita l'esibizione, un bel sospiro di sollievo. È andata così? No, quando sono sceso dalle scale mi sono paradossalmente tranquillizzato, perché ormai ero in scena e mi sono concentrato sulle prime note. Da lì poi mi sono lasciato andare e mi sono emozionato. Raccontaci un po' della tua canzone. Tu hai scritto le parole, ti piace farlo, tra le altre cose. Hai voluto raccontare di un amore finito, ma neanche finito, che sta finendo. Sì, sì, tu dici una roba brutta. Sì, in effetti il pezzo è triste, però è un pezzo che volevo fosse una ballad, proprio per rispettare anche il palco di Sanremo, visto che sapevo ci sarebbero stati tanti up tempo, tanti pezzi up, da Occidentali Scarma allo Stato Sociale a Soldi l'anno scorso. Quello che volevo fare, io scrivo tanti up tempo, però ho detto perché si aspettano tutti che io magari, sei giovane, con il bel faccino, io possa portare un up tempo. Facciamo una ballad e mi piaceva questa canzone che parla appunto dell'incomunicabilità tra una coppia, che poi può essere anche traslata a un rapporto tra madre e figlio, tra amici. Al giorno d'oggi parole che inciampano, dico, cioè quando litighi, ti sarà capitato anche a te, no? Hai voglia di dire una parola, poi subito un'altra ancora. Quindi queste parole inciampano, le sprechiamo in silenzio, sfogandole addosso. E poi sul telefono. Il telefono non è il telefonino della ragazzina di 15 anni, è anche quel telefonino, ma è anche il telefonino dei ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni. I miei genitori, gli è capitata questa cosa che ho raccontato, e anche loro hanno il cellulare, è inutile nascondersi. Cioè, ho letto tanti commenti che sono legati molto, non adesso, ma sai, quando sono uscite per la stampa le prime cose, dicevano è una storia adolescenziale. In realtà, per risponderti alla domanda, parla di tutto, è molto trasversale. Hai voluto parlare quindi a tutti, mostrando un Ricky diverso, quindi non quello che ci aspettavamo, con il pezzo super radiofonico. Bravissimo. E super cantabile, ma un po' più intenso. Ma questo lavoro che hai fatto, immagino, su di te è conseguente dalla tua esperienza in Sud America? Sei cambiato nel corso di questi mesi? Anche, chiaro, scrivendo io stesso le canzoni che porto in primis, è ovvio che maturando io maturano anche le canzoni, matura il mio modo di rapportarmi con la scrittura, il mio modo di scrivere, il mio modo di comunicare, le mie interviste, tutto quanto me, come tutti quanti noi, mentre maturiamo, mentre cresciamo, cambiamo. E quindi nella mia testa avevo già in Sud America fatto tante esperienze che mi hanno poi portato a appunto vivere un'esperienza molto particolare, molto intensa, difficile e meravigliosa al contempo, perché impari un'altra lingua, ti rapporti con una cultura diversa, e tutti questi fattori, come dicevi, mi hanno fatto maturare e crescere. Tra le altre cose, ci hai stupito, dobbiamo dirlo, anche nella scelta della cover. Bellissima. Bellissima, spero di emozionarmi altrettanto, se non di più, e farla bene, perché veramente alle prove è venuta molto bene, molto molto bene, sono molto contento. Porta rispetto all'originale, anche perché la scelta era appunto
rendere omaggio ai 70 anni del festival, quindi andando a prendere la prima decade, prendere Nilla Pizzi, che era il simbolo, no, degli anni 50, della musica degli anni 50, e portarlo al grande pubblico, e quindi speriamo, cioè ai più giovani che magari non la conoscono, riarrangiandola, però portando appunto, come ti dicevo prima, grande rispetto al pezzo originale. Insomma, stiamo riscoprendo un Ricky, e come forse anche i tuoi fan iniziano a crescere anche loro, crescono insieme a te. Bravissima, esattamente. Io quello che voglio è, sai, levarmi anche un po' con l'etichetta del talent show, di quello che dura un anno e poi sparisce perché ha la bella faccia, è carino, piace alle ragazzine. Non sputo sicuramente sul piatto dove ho mangiato, perché è una cosa, non sono banale, non voglio essere paraculo, è giusto, mi ha dato tantissimo, però è anche vero che sto crescendo, sto facendo tante altre esperienze come ci siamo raccontati adesso, e quindi è giusto non avere troppi pregiudizi, sempre questi pregiudizi, è bello cambiare, è bello maturare, stupire, coinvolgere, emozionare. Arriva un disco nuovo? A marzo, aprile, volevo farlo entro il festival, però mi conosci, sono molto perfezionista, quindi prima... Cos'era, la seconda, terza settimana di gennaio? A un certo punto io ho detto: oh, chiudo il Serrande, ragazzi, voglio pensare al festival, perché se arrivo al 2 di febbraio, che c'ho ancora l'ultimo mix da sistemare, il master, faccio un festival che penso a due cose contemporaneamente. E invece ho avuto l'ultima di gennaio, l'ultima settimana per rilassarmi e star concentrato. E non vediamo l'ora di sentire. Quindi uscirà ovviamente marzo, tutto il disco, c'è tempo. Noi ti aspetteremo, intanto ci godiamo la canzone, ovviamente. Certo. Di Sanremo. Grazie mille, grazie Ricky, a voi, per essere stato mille, con noi. Grazie mille. Ti chiedo un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno in quella parte. Ascoltatori di Radio Bruno, sono Ricky, spaccate tutto e seguitemi. Un abbraccio e un bacio grande. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Italpizza, Biperbanca, Marlù, diversamente tu.